La notte bianca dello sport è stata una vera festa che ha calamitato l'attenzione di migliaia di appassionati confluiti sull'isola pedonale cosentina. Tante le novità di quest'anno, dimostrazioni di spinning, step, gag e pilates, danza, arti marziali, ginnastica artistica e military fitness, ma anche capoeira, arrampicata, box, scherma, pattinaggio, rugby e molto altro ancora. La manifestazione è interamente organizzata dal CONI di Cosenza con il patrocinio di provincia e comune, ha animato il centro cittadino per incoraggiare ed avvicinare all'attività sportiva l'intera popolazione. L'idea del CONE è quella di promuovere le discipline sportive in generale. Di solito questa serata la destiniamo a tutte le attività che si svolgono nelle palestre. Oggi invece abbiamo voluto diversificare un po'. Abbiamo messo il rugby, abbiamo messo le auto di modellismo, abbiamo voluto diversificare un po' l'evento che di solito caratterizzava questa serata. Lo sport nelle piazze, nei quartieri, una palestra a cielo aperto. Sta crescendo molto la cultura delle attività sportive, noi ne siamo contenti, ma vogliamo sensibilizzare sempre di più perché sappiamo che lo sport aggrega, fa sorridere e fa stare bene le persone.